Ciao a tutti, io sono Andrea, personal trainer di Eracle Sport Center. Oggi vi presenterò un allenamento da fare a casa e dove lavoreremo su tutto il corpo, per cui andremo a coinvolgere l'allenamento dalle gambe, la parte del tronco, le braccia, tutto. Prima di iniziare col riscaldamento vi presento subito la carrellata di tutti i 7 gli esercizi che faremo, così dopo ci scaldiamo e partiamo subito col circuito. Il primo esercizio che faremo nel circuito di oggi è uno squat. Come si svolge lo squat? Gambe larghezza delle spalle con le punte leggermente aperte, extra ruotate verso l'esterno, anteroversione del bacino, braccia avanti e si scende portando bene indietro il sedere senza mai andare col ginocchio oltre la linea della punta del piede. La posizione delle mani è a discrezione vostra, potete tenerla sui fianchi oppure potrete tenerla in avanti per aiutarvi un pochettino con l'equilibrio. Esercizio 2, molto semplice, andiamo a lavorare sull'addome, è un sit-up. Quindi da terra lavoriamo con l'addome, lo sguardo è sempre rivolto verso l'alto, salgo, spingo, tocco il pavimento davanti a me e ritorno in posizione di partenza. La respirazione, quando scendo inspiro, quando salgo butto fuori. Esercizio numero 3, piegamento sulle braccia. Andiamo a lavorare sul pettorale. La posizione delle mani è leggermente più aperta rispetto alla larghezza delle spalle. Corpo proteso bene indietro, l'addominale e i glutei sono attivi. Scendo fino a sfiorare il pavimento e ritorno. Scendo, butto fuori e ritorno in posizione di partenza. Una versione un pochettino più facile magari per le ragazze potrebbe essere: partendo sempre dalla posizione di planca a braccia tese, appoggio il ginocchio e lavoro in appoggio sul ginocchio. Esercizio 3 è un esercizio cardiovascolare, jumping jack, molto semplice. Sono dei saltelli, aprendo e chiudendo gambe e braccia. Esercizio 4, ritorniamo sulle gambe, affondo, alternato avanti, destro e sinistro, destro e sinistro. Anche qui fate molta attenzione a non portare troppo il peso del corpo in avanti, ma mantenere sempre bene il ginocchio in linea con la caviglia. Scendo sul piano frontale, spingo e ritorno, spingo e ritorno. Esercizio dopo andiamo a fare degli addominali inversi, partendo sempre da sdraiato, l'addome attivo, la schiena è appoggiata, testa appoggiata. Porto le gambe in alto, sollevando leggermente il sedere e ritorno in posizione di partenza. Salgo, spingo e ritorno. L'ultimo esercizio che andremo a fare, sempre da sdraiati, mani lungo i fianchi, andiamo a lavorare sulla parte posteriore della coscia, ponte per i glutei. Salgo e scendo, vado a sfiorare col sedere il pavimento a terra. Salgo, quando arrivo nella posizione di massima estensione, il flessore e il gluteo devono essere durissimi. Ritorno, rilascio e spingo su. Ok, il circuito che andremo a fare è questo. Partiamo col riscaldamento, ci servirà semplicemente un cronometro per tenere bene i tempi. Poi vedremo, ci servirà anche dopo per il circuito. Andiamo a fare 3 esercizi per 20 secondi. Totale un minuto, gli esercizi sono questi: skip alternato in avanti per 20 secondi, un leggero skip di mezzo, alzo una volta a sinistro e una volta a destro, secondi 20 secondi, stesso esercizio, porto dietro, scaldiamo i flessori, la parte posteriore della coscia. Terzo esercizio, l'abbiamo già visto nella spiegazione, jumping jack, andremo ad alzare un pochettino i battiti. Ora, 20 secondi di lavoro, ogni 20 secondi vi darò io il cambio. Pronti? 3, 2, 1, via. 20 secondi. Portate bene le gambe, il ginocchio, scusate, in alto, uno skip in mezzo e salgo. 20 secondi di lavoro. Respiriamo bene sempre, ne mancano ancora 5. 3, 2, 1, cambio, dietro. 20 secondi dietro. Molto importante andare a scaldare bene, il riscaldamento è una parte integrante dell'allenamento, non è una cosa a parte. 5 secondi,
2, 1, jumping jack, 20 secondi. Più o meno il jumping jack saranno 20, in 20 secondi più o meno si riesce a farne 20. 2, 1, 20 secondi di recupero. Nel secondo blocco lavoreremo di continuo, per cui sarà uno skip in avanti, ginocchia alte, continuo, secondi 20 secondi, continuo, e 20 secondi come prima di jumping jack. Pronti? 2, 1, andiamo. Su bene con le ginocchia, lo sguardo è in avanti, 20 secondi. Oltre a scaldare bene le gambe, alzeremo un pochettino i battiti. Ancora 5, 3, 2, 1, cambio, dietro. Abbiamo una buona frequenza, man mano ci sentiamo caldi, possiamo aumentare un pochettino la frequenza delle gambe. 5 secondi, 3, 2, 1, cambio, jumping jack. Cinque, quattro, tre, due, uno, ok. Prima parte di riscaldamento andata. Ora prendiamo il tappetino, ci servirà il tappetino, e andiamo ad attivare un pochettino la parte del core e la parte alta. Faremo 20 secondi di plank, quindi tenuta da questa posizione. Attiviamo bene il core, l'addome e i glutei sono durissimi, e poi faremo 20 secondi di push up facilitati. Questo. Ok? Pronti? 3, 2, 1, plank. Attiviamo bene l'addome, i glutei sono stretti e teniamo bene in posizione. Siamo a metà. 5 secondi, 3, 2, 1, ok, appoggio il ginocchio, distendo le braccia, 20 secondi di piegamenti. Controllate sempre bene la respirazione. 5, 4, 3, 2, 1, stop, 20 secondi di pausa e lo rifacciamo uguale. Recuperiamo un attimo il fiato, vedete che già un pochettino si inizierà a sudare, i battiti li sentirete un pochettino più alti, però è normale, va bene, ci stiamo preparando per fare un buon lavoro. Pronti? Secondo giro, vai, plank. Questi plank a 20 secondi sembrano pochi, ma in realtà non sono pochi, non finiscono mai. 5 secondi. 3, 2, 1, cambio, appoggio e faccio il push up. Quando salgo butto fuori, quando scendo inspiro. 5, l'ultimo, ok, perfetto. Riscaldamento è fatto, siamo pronti per fare il circuito. Ok, ora che abbiamo fatto il riscaldamento, siamo belli caldi, pronti per iniziare col circuito. Come lo imposteremo? I 7 esercizi che vi ho fatto vedere prima, che vi ho spiegato prima, li faremo 30 secondi ogni esercizio senza mai fermarsi, per cui partiremo dallo squat che è il primo, finiti 30 secondi passeremo subito al sit up, poi al push up, poi al jumping jack e così via, senza mai fermarsi. Una sola cosa, veloci negli spostamenti, ok? Partiamo subito, 30 secondi ogni esercizio, vi servirà semplicemente il cronometro e il tappetino. Pronti? 2, 1, via! 30 secondi di squat. Ok, cerchiamo di seguire bene le indicazioni che vi ho dato prima e poi ognuno va alla propria velocità. Nei 30 secondi ognuno fa il monte ripetizioni che riesce. Ok, lo sguardo è sempre avanti, bene indietro col sedere. Mancano 10 secondi.
2, 1, andiamo al sit-up. Gambe belle aperte, lavoro con l'addome. Salgo e scendo. Ok, questo. Butto fuori l'aria quando salgo e inspiro quando scendo. Ancora 10 secondi. Sempre il mento ben staccato dal collo, compiegatevi in avanti. 2, 1, stop, piegamenti sulle braccia, mi metto in diagonale così mi vedete meglio. Ricordatevi sempre la versione un pochettino più facile per chi non dovesse riuscire, in appoggio sul ginocchio. Cinque secondi ancora, 3, 2, 1, in piedi, facciamo i jumping jack. Più o meno i jumping jack, uno al secondo, è un buon ritmo. Andiamo, 5, 4, 3, 2, 1, a fondo avanti. Ricordatevi, come ho detto prima, lavoriamo ginocchio in linea con la caviglia, mai oltre la punta del piede. Punto e scendo sul piano frontale. 90 gradi al ginocchio avanti, 90 al ginocchio dietro. Mancano 5 secondi. 2, 1, andiamo con il reverse crunch. Sempre la schiena bene appiccicata a terra, mani lungo i fianchi e lavoro contraendo bene l'addome. Gli ultimi 10 secondi. Per i glutei, salgo, contraggo e scendo su bene, devo sentir lavorare bene tutta la parte posteriore della coscia. Ultimi 10 secondi, tieni duro. Il circuito è questo, sono 3 minuti e mezzo esatti di lavoro. Il mio consiglio è 1 minuto di recupero, se vi sentite che è un pochettino leggero potete accorciarlo, le ripetizioni da 4 a un 6 massimo, ok? Verrà un lavoro di mezz'oretta circa, un buon lavoro su tutto il corpo come avete visto. Ciao ragazzi, alla prossima!